Ciao a tutti, io sono Alessandro e benvenuti sul mio canale. Oggi andrò finalmente ad unboxare il DJI Mavic Mini 2, o meglio, il DJI Mini 2. Perso il nome Mavic, dimentichiamoci la vecchia versione del vecchio Mavic Mini, il Mini 2 comprende delle differenze davvero davvero sostanziali rispetto al vecchio prodotto di un anno fa esatto. Era uscito come novità assoluta in tutto il mondo il DJI Mavic Mini, drone che ha spaccato letteralmente il mercato con i suoi 249 grammi di peso e la sua facilità di uso e di gestibilità anche da parte di bambini, perché è veramente semplice, era veramente semplice da guidare e da configurare e pilotare. Ma aveva alcuni difetti, alcuni piccoli difettini che molti lamentavano e ancora oggi molti lamentano con questa versione, ovvero mancavano i sensori e questi mancano ancora. Mancava il sensore di la prevenzione degli ostacoli, quindi per non andare a sbattere contro piante, contro muri, contro altre cose, soprattutto nel return to home, per quando lo si richiama a casa per fargli evitare, per esempio, dei fili, degli alberi, dei pali e tutto queste altre cose. Anche questo non ce l'ha, quindi anche lui non è dotato di questi sensori. Ma in compenso questo modello DJI Mini 2 porta delle grossissime nuove novità. Quali? Prima di tutto OcuSync, finalmente un sistema di comunicazione serio ed efficace anche su un drone di piccola fascia, di fascia bassa, perché era precedentemente una connessione Wi-Fi con tutti i problemi che purtroppo aveva causato, quindi perdita di connessione, perdita di collegamento al radiocomando, drone che impazziva perché magari passava di fianco a delle onde elettromagnetiche, quali per esempio pali della luce, fili d'alta tensione. Con l'OcuSync questo problema non si ha più, infatti passiamo da 800 metri, un chilometro di raggio, anche se qualcuno l'ha fatto volare molto più lontano, parliamo del Mini 1, questo 10 chilometri. Qualcuno ha già visto che l'ha sparato anche a 16-18 km, ma lasciamo stare. Vi ricordo che per legge deve essere pilotato a vista, il drone deve essere visibile. L'occhio deve poterlo seguire, deve poter vedere dove va e qualora lo si mandi molto più lontano andiamo contro alla normativa e contro la legge. Altre cose di particolari che ha questo drone lo vedremo in un confronto uno a uno, dove vedremo la differenza sia del drone che delle sue dotazioni, perché cambia il radiocomando, cambiano le batterie, cambia la borsetta dove viene inserito il nostro drone e cambia soprattutto una cosa che molti, qualcuno l'ha detto, ma secondo me è molto importante, ovvero il LED di localizzazione. Perché è vero, volare a vista può essere facile qualora il tempo sia discretamente buono per permetterci la visione in lontananza del nostro drone, ma avere un drone senza dei LED che lampeggiano e mi danno la possibilità di capire se il drone è vicino o drone lontano, sta venendo verso di me o se ne sta andando, perché a seconda dei colori noi possiamo anche interpretare la direzione che il drone sta prendendo. E l'uno non ce li aveva, questo almeno ce l'ha, un bel LED frontale che tra l'altro si può anche dimmerare, si può cambiare di colore a proprio piacimento. Adesso andiamo ad aprire la confezione, più che altro perché voglio vedere insieme a voi le differenze basilari dal drone vecchio, quindi dal Mini 1 al Mini 2, ma soprattutto perché non avendo mai aperto io un drone di questo tipo, voglio che guardiate la mia faccia quando vado a vedere questo drone mentre lo apro, perché ho già utilizzato e visto il Mini 1, ma non era mio, quindi non ho fatto l'unboxing di questa scatola, ma tantomeno non ho visto il contenuto. Ecco, questo mi ricorda quel video che girava di quel ragazzo americano che aveva avuto la fortuna di prenderlo in anteprima, ancora forse un mese e mezzo, due mesi fa, prima ancora della sua uscita ufficiale. Bella, la confezione è molto bella, è un nylon gommato
molto molto bello, molto resistente, con una maniglia sia qui sia sopra che una tracolla per poterlo trasportare senza alcun tipo di problemi. Andiamo a togliere la protezione di carta che andremo dopo a buttare e adesso andiamo ad aprirlo. Wow, bella la cerniera con il doppio isolamento gommato per evitare anche l'acqua e la pioggia. Attenzione, questo è il controller, il suo radiocomando, DJI accessori, penso sia il caricabatterie, guide più penso la garanzia, cerniera con, mamma mia che è Natale anche qui, ci sono dentro le pale sostitutive, ci sono altre pale sostitutive, dopo andremo a vedere perché ce ne sono così tanti, ci sono i due stick aggiuntivi, il cacciavitino e qui stop, qui non c'è nient'altro nella cerniera frontale. Abbiamo il nostro silicio e abbiamo il nostro drone. Adesso andiamo a vedere anche se c'è qualcos'altro. Intanto mettiamo giù il nostro drone, mettiamolo qui a favore della camera. Ok, vediamo, c'è una tasca bellissima in più dentro nella sua pochette, ma questo è il contenuto. E adesso andiamo a vedere. Dentro nella scatola abbiamo confezione con, credo, il caricabatterie, carica-scarica veloce, con due batterie, perché la terza adesso andiamo a vedere dov'è. Abbiamo poi una serie infinita di cavetti, abbiamo un micro USB, abbiamo un USB Type-C per la ricarica, perché altra differenza basilare, questo drone è dotato di attacco Type-C per la ricarica e anche il caricabatterie è dotato di Type-C. Questo cosa fa sì? Fa sì che con questo oggetto che è una power bank potentissima con l'uscita Type-C, posso andare a caricare tranquillamente tutte le batterie mentre sono praticamente già in giro a far girare il mio drone. Questo invece è un fantastico Type-C per eventualmente collegare un dispositivo, un tablet che sia per esempio dotato di un Type-C come aggancio. Questi li posso rimettere dentro, questo lo teniamo, questo non mi serve perché l'iPhone è dotato di Lightning, un mega alimentatore di cui ovviamente, vista la mia potente vista, non riesco a leggere il wattaggio, ma sarà sicuramente un alimentatore adatto per il suo pacco batterie. E andiamo adesso a vedere velocemente, oltre queste cose, il suo pesantissimo radiocomando. Ragazzi, pesa davvero tanto il radiocomando, eh? Pensavo fosse molto più leggero, mi ricordo che l'avevo provato quello del Mini, del Mavic Mini, non mi sembrava così pesante, questo mi sembra davvero davvero pesantinello. Ok, wow, molto bello, eh? Esteticamente guardandolo è davvero davvero bello. Voilà, qui se non ricordo male abbiamo qui sotto, eccoli qui, gli stick che vanno tolti per agganciarli qui. Molto bello e molto comodo la possibilità appunto di toglierli, di riporli in un vano dedicato, perché almeno si fa sì che il telecomando si può tranquillamente mettere senza nessun problema in giro. Bello, bella la reattività. Questo è il gancio per lo smartphone che poi andrò a sbloccare. I tasti che andrò ad imparare cosa devono fare questi tasti, con i vari tasti funzione, foto, video,
return home e la regolazione della gimbal. Ventolina griglia di raffreddamento e soprattutto attacco anche qui Type-C per la ricarica del nostro radiocomando. E adesso andiamo ad aprire lui, ovvero il protagonista indiscusso. Ecco, cosa che tutti dicevano come differenza anche importante è questo piccolo accessorio che è stato messo, che serve per bloccare le pale, perché a differenza del vecchio Mavic Mini non era dotato di un qualcosa per bloccare le pale. Ah, che goduria le etichette! Per bloccare le pale, quindi c'era sempre il rischio di piegarle, di spezzarle, di rovinarle, eccetera, eccetera, eccetera. Invece, in questo modo vengono bloccate e si può mettere tranquillamente in uno zaino o in una tasca senza il rischio appunto di andare a spaccare le nostre palettine. Voilà, anche questa è altra etichetta. E andiamo adesso a sganciare la protezione. Voilà, perfetto. Togliamo la protezione della gimbal. Vi ricordo come sempre che la protezione della gimbal va sempre rimossa prima di accendere il drone. Questo per un semplicissimo motivo. Quando la gimbal viene attivata, fa una sorta di calibrazione, un po' come anche la Osmo Pocket, fa una sorta di piccola calibrazione per vedere se tutto funziona correttamente, se i suoi motori funzionano correttamente. Se non togliamo la protezione e accendiamo il drone, questa va a sbattere letteralmente contro la protezione. Con lungo andare viene danneggiata e comunque si rovina la telecamera. E niente, adesso andiamo ad aprire il nostro drone. Sempre aprendo prima i braccetti anteriori, 1 e 2, e successivamente i due posteriori. Voilà. Togliamo anche questa copertina. Ok. Togliamo l'altra pellicolina e, come immaginavo, l'altra batteria è all'interno del nostro drone. Senti, è leggerissimo, cioè, ma anche con la batteria è davvero davvero leggero, incredibile. Pensavo fosse molto più pesante la batteria, anche perché vi ricordo che questa batteria con questo drone garantisce un'autonomia di volo di 31 minuti, se non ricordo male, circa 31 minuti. Molto bello. Qui c'è davanti quello che vi dicevo, ovvero il LED lampeggiante. Le due feritoie qui davanti nel Mini, se non ricordo male, erano disegnate, non erano reali, erano delle griglie disegnate. Invece in questo modello sono delle griglie vere, sono delle griglie vere aperte, molto probabilmente perché a livello ingegneristico, e avendo la telecamera 4K, scalda molto di più. Scaldando molto di più in questa posizione, viaggiando il drone, molto probabilmente il calore viene dissipato verso l'alto, pescando l'aria, il drone qui davanti, la fa convogliare dentro e quindi raffredda la telecamera. Secondo me, a livello ingegneristico, hanno preso praticamente dal Pro e dall'Air come tipo di soluzione. Griglie laterali, anche queste per raffreddare comunque il circuito del nostro drone. E nella parte qui sotto abbiamo tutte le varie pulsanti con i due sensori di pressione. E bello, bello, bello. Avrà il suo slot qui posteriore per mettere una micro. Vi ricordo, mettete sempre all'interno del drone una micro SD. Perché? Perché attivando il drone con la micro SD si dà la possibilità di utilizzare delle funzioni che altrimenti senza la micro SD il drone non avrebbe, e quindi occorre davvero davvero utilizzare una micro SD all'interno di questo drone. Bellissimo, davvero bello. Come vedete, il pacchetto completo con il suo carica-scarica, che tra l'altro è molto carino perché è dotato anche di porta USB e della micro e della Type-C, come avevamo detto. Ma perché questo affare fa le veci anche di questa. Questa pesa 6 tonnellate, va bene, questa è molto più leggera, ma le tre batterie, quindi tutte e tre le batterie collegate dentro
Ok, dentro nel suo caricabatterie fanno sì che quando andiamo ad accenderlo qui, tenendo premuto, adesso non scariche completamente, attenzione, sono completamente scariche, altrimenti avremmo visto qui i LED che si illuminavano, che ci facevano capire quanto erano cariche le batterie. Sempre meglio averne due ultra cariche, l'altra, se anche ha un LED o due che mancano all'accensione, si può utilizzare, perché comunque tanto all'inizio dobbiamo fare un po' di setup, un po' di utilizzo per calibrare, magari per capire come girare, dove dobbiamo fare le riprese, eccetera. Le altre due no, le altre due mi raccomando che siano sempre ben cariche. E fa da power bank, in pratica io posso attivare, accendere la mia, il mio pacchetto batterie e tramite la USB andare a caricare per esempio uno smartphone. Ma in questo caso io vi consiglio più che altro, come vi ho messo nel video qua sopra, una power bank di questo tipo da 26.000 mAh vi dà la possibilità di fare tutto quello che volete, senza praticamente neanche lontanamente pensare di utilizzare questa per quel tipo di utilizzo. Suo alimentatore, che abbiamo detto che verrà utilizzato a questo punto per caricare sia le batterie che il nostro radiocomando, e le pale aggiuntive che abbiamo detto AA, BB, giustamente perché sono dislocate in modo diverso a seconda della rotazione dei motori, non sono tutte uguali le pale. Non capisco i colori, no, sono tutte uguali, sono tutte arancioni, niente, sono quattro coppie, sono tre pacchetti di pale di scorta, per evitare magari che uno vada a spaccare tutto, come anche il cacciavitino, come anche i nostri stick di scorta, che però, ripeto, qualora non siamo dei disgraziati a guidare questo drone, molto probabilmente non dovremmo avere nessun tipo di problema. Adesso io andrò a caricare il tutto, ma purtroppo, visto che fuori in questo momento sta piovendo, non potrò purtroppo neanche andare fuori a provarlo. Non voglio provarlo in casa, perché in questo momento qua in giro c'ho troppe cose, troppi oggetti, rischierei di andare a sbattere, di spaccare già qualcosa, e non ho ancora fatto la DJI Refresh, che vi consiglio, ovvero è una piccola assicurazione che costa poco più di 40 euro e vi dà la possibilità di avere due sostituzioni addirittura del drone, qualora lo perdiate, lo incidentiate, o per un difetto, questo è importante, per un difetto magari del firmware, magari lo perdete, viaggia via, non riuscite più a recuperarlo, oppure crolla per terra magari da 20 metri, si spacca perché va a picchiare contro magari un sasso o qualcosa del genere. Ve la consiglio davvero, io penso che la farò immediatamente, perché non voglio assolutamente rischiare di buttare via questo giocattolino prima ancora di utilizzarlo in modo serio. Detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito fino a questo momento, e vi invito a mettere un like se vi è piaciuto questo video, o di commentare qualora abbiate delle domande da farmi su questo drone. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere d'ora in poi tutti i video che andrò a realizzare e a pubblicare sul canale, compresi i video che arriveranno con questo piccolino. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.